Il libro che presentiamo questa sera di Francesco Forgione è un libro molto interessante, molto importante, perché mette un punto fermo, storicamente rilevante, scientificamente argomentato, su un problema molto sentito negli ultimi tempi, il problema del modo come l'antimafia si è mossa nell'ultimo periodo, soprattutto in Sicilia, perché la sua è un'esperienza siciliana, quindi è una valutazione nello stesso tempo, una sorta di bilancio della sua attività con le luci e le ombre. Le luci le conosciamo tutti, le ombre sono quelle emerse negli ultimi anni di una gestione allegra di fondi dell'antimafia da parte di determinati personaggi. Il libro sgombra un equivoco molto, molto importante, cioè non è l'antimafia sotto accusa, è quella parte di antimafia che ha messo in discussione i pilastri fondamentali di un agire nei confronti delle organizzazioni mafiose, perché l'antimafia non la fanno solo i magistrati e le forze dell'ordine, le fanno soprattutto la società civile con le sue attività, le sue associazioni, la fanno i cittadini, semplici cittadini normali.